alle spalle la semplice vita di campagna e giunse a Parigi, dove la vita è molto più, come dire, ah, certo, complicata. Eh sì, certo, con tutto. Cos'è, dal fiume arriva le fogne? Dai! Eh sì, poi quel libro adesso sarà sicuramente utilizzabile. Ma come? Tu non sei reale? Oh, perché sto impazzendo! La figura di un libro. Excusez-moi, sono lo chef Auguste Gusteau. Lo so chi sei tu, ma... Silenzio! Guarda! State zitto! Ancora 4 minuti! Allora, mon ami, riconosci questo posto? Non ne sono sicuro, ma... Sì, avanti! È l'entrata posteriore del ristorante Gusteau, il ristorante più famoso di Parigi, di tutta la Francia! Proprio quello! Una volta! Beh! Eh sì! Sei stato tu a portarmi qui? Perché? No, è stato il caso! Non sei solo frutto della mia immaginazione? Qui sono frutto della tua immaginazione, ma abbiamo tutti bisogno di ispirazione, soprattutto i chef. C'ha ragione! I critici hanno retrocesso il mio ristorante da 5 a 4 stelle. E credo, mon piami, che tu possa aiutarmi a riavere quella stella. Beh, non è proprio così, però. Riportare in auge il tuo ristorante. Credo di potercela fare. Sicuramente. Fammi vedere, quindi adesso posso usare i suoi consigli? Se non hai ancora iniziato una missione, la bussola ti dirà dove trovare un indicatore di missione. Quando vuoi iniziarne una, devi cominciare dall'indicatore di missione. Certo, come no, grazie. Qua mi sembra che abbiamo una parte bella aperta e tante, forse anche troppe cose da vedere. Ad esempio, sti insetti qua brutti. Qui abbiamo una luce, ma non so se riusciamo a passarci da questa parte. Ecco fatto. Allora, iniziamo ad andare dove le luci ci portano. Se raccogli abbastanza. La maledizione del tagliere livello 3, questo minigioco è attualmente bloccato ad avere 50 amuleti. Minchia. Ma gli amuleti? Perché io ho visto, come abbiamo visto nella schermata iniziale, ce ne sono di vari colori. Tipo questo è verde. L'altra volta era azzurro, ma non mi cambia nulla. Cioè, gli amuleti sempre questi sono. È assolutamente necessario. Sì, mi dispiace Remy, ma devi passare sulla corda, mio caro. Con il numero sufficiente di questi oggetti attiverai una missione tributo. Ah, beh, certo. Ma mi devo buttare nella vernice? Ok, no, c'è il coso blu. Il punto è che non so... Ma ci arrivo? Ovviamente no. E come ci arrivo, scusami? A parte, con quale magia si sta muovendo? Non riesco ad arrivarci. Perché io credo che da qua non ci arrivo. E invece c'è... Essere un vero chef non è uno scherzo. Allora, ci arrivo, ma devo beccarlo preciso. Tra l'altro non ho capito perché siamo morti se prima abbiamo preso solo il danno. Riproviamoci. Guarda, secondo me il gioco non è... Non ti dice che devi farlo così, devi farlo in un altro modo. Sì, me l'hai già detto, Gusto, hai rotto le balle. Basta. Un indicatore di missione. Quando vuoi iniziarne una, devi cominciare dall'indicatore di missione. Incominciare dall'indicatore di missione, certo. Allora, vediamo da questo lato invece che cosa abbiamo. Ma c'è un gatto là. Oh no, il mio nemico naturale. Prendiamoci l'amuleto. Allora, come dicevo, facciamo un attimo le cose. Indicatore, la sfida tempo inseguimento di Gusteau. Accetti la sfida? Va bene, proviamo. Ah, dobbiamo proprio inseguire Gusteau? Ma scusa, gli devo seguire anche le bollicine? Sì, Gusteau, però muoviamoci, su. Va bene che sono io che ti devo inseguire, però diamoci anche una mossa, su. Intanto recupero anche la stamina. Dai, dai, su, su, su. Forza, Gusteau. Grazie dell'amuleto. Che poi ha tempo, sì, ok, ma quel tempo devo io riuscire a farlo meno
di due minuti. Un numero sufficiente di questi oggetti e attiverai una missione tributo. Ecco fatto, non riuscivo ad arrampicarmi. Sto allontanando troppo, raggiungilo! Raggiungilo! Sei tu che vai lento, amico mio. Non sono io che vado piano. Oh, calmo, troppo veloce. Quanto dura? Sto in seguimento. Mannaggia te, Gusto. Che alla fine è tutta colpa di Remie. È tutta colpa sua perché Gusto è una sua allucinazione. Oh, calmo. Oh, c'è un amuleto strano lì. C'è l'icona del gioco. Remie, che fai? Gusto, ma dove cacchio mi stai portando? Su? Ah, ok. Così, a caso, totalmente qua. Hai vinto 10 amuleti. Wow. Tresbien Remy, questa è una missione sbloccata. La tua occasione per aiutare il clan. Oh. Per iniziare una missione, attiva l'indicatore di missioni. Ok. Dammi un secondo, allora. Cioè, in sostanza io dovevo arrivare qua. Però sono incuriosito da quell'amuleto che c'era lì. Prima di tutto, però, prendiamoci... Raccogli un numero sufficiente di questi oggetti e attiverai una missione tributo. Aia! Ma scusami, ma... Tutte quante le cose qua me le posso prendere? Questa qui mi fa male a caso? Per un secondo ho pensato scendessimo giù nel tubo, lo giuro. Ci deve essere una palla da qualche parte. Eccola là. Stavo dicendo, ci deve essere una palla da qualche parte. E di qua, che cosa abbiamo? Non lo so, scopriamolo. Di... Aia, che dolor! Ma ci sono andato a sbattere di faccia, non mica mi ha tranciato. Ok, questa... Non so che strada sia, ma è un mezzo labirinto. Ok. Hai sbloccato il pacchetto. Ah, questi qua... blu. Cos'era quel rumore? Questi qua blu sono i pacchetti bonus. Cos'è? Ai, che male. Ok, volevo provare a saltargli dentro per ammazzarlo, però. Se raccogli abbastanza amuleti, puoi tornare qui e farlo funzionare. Va bene. Vabbè, l'importante è che l'ammazzatopi lì rimanga lì. Volevo provare a saltargli dentro e provare a romperlo, però. Ok, grazie della cura. Gli insettini non ci interessano. C'è un peperoncino. Ma non capisco se siete pericolosi o meno, perché tanto alla fine siete fermi. Che mi frega se state lì, scusami. Proviamo a salire sopra a vedere. Guarda, puoi vedere dentro il ristorante dai lucernari sul tetto. Come? Già. Sento quasi il profumo del groviera attraverso il vetro. Ah, era solo una frase, immagino. Non era veramente una... Non era veramente una cosa di gameplay. Puoi vedere dentro? No. Ok, grazie. Grazie anche di questo. Che tra l'altro la palla ci serve proprio... Aspetta un attimo. No, ok, pensavo ci fosse qualcosa qua sopra. Ci serve proprio la palla. Che tra l'altro vorrei provare a fare una magia. Calmo. Vorrei provare... Ma scusami, ma non, non mi sposta per niente. Vorrei provare a buttarmi di sotto con la palla. Ma ci vogliono 30 amuleti, me ne mancano due. Farlo funzionare. Vorrei provarmi a buttare giù dal tetto, però in realtà forse non c'è neanche... Minigioco sbloccato. Non c'è neanche lo spazio per farlo. Madonna mia, comunque... Ai, che dolor! Ai, mi vida, Iarosa! Non è il film giusto della Disney, però va bene. Sali su sta palla. Ok. Calmo. Stupida palla rimbalzosa. Eccoci qua. Prendiamo tutti gli amuleti. Evitiamo il fumo passivo. Calmo. Ecco qua. No, scendi. Ecco fatto. Qua c'è nulla. No, a parte questo amuleto. In questo livello comunque gli amuleti mi sembrano siano sparpagliati meglio comunque. Sì, ce ne sono magari qualcuno in qualche zona un po'... però bene o male sono sparsi bene. E anche in maniera abbastanza equilibrata, mi sembra. Ok,
Ah, guarda, per evitare che tu ti porti dietro la palla, giustamente. Aspetta, allora prima fammi vedere che di solito... Ok, magari nascondono le cose giustamente dietro l'angolo e tu... dove cacchio può essere l'ultimo amuleto? Eccolo lì. Queste sono le cose che mi piacevano dei giochi vecchi, perché nonostante tutto, tu da bambino dici, ma sì, ma vado a esplorare un po' da tutte le parti. Ed effettivamente funzionava alla fine. Sono un topo e potrei mangiarmi benissimo queste uova, sai? Guarda il piccione. Ma scusami. Lo faccio per il clan. Sì, è così. Queste uova sono di quel piccione? Mi sembrano un filo esagerate. Cioè, l'uovo è grande così, il piccione è grande così. È grande quanto l'uovo, il piccione. O meglio, è il piccione che è grande. Scusami. E a cosa mi è servito salire fino a qua? Il problema so che se mi butto di sotto ci crepo. Ci riuscirò. Ovviamente, io volevo buttarmi sull'elastico però. No, devo rifare tutto dall'inizio, ti prego. La prova a tempo, siamo a posto. Adesso mi preoccupa superare quel gatto a me. Ecco fatto, superato il gatto. Miau. E prrr, anche a te. Guardalo. Però è animato bene, eh. Intanto piano, che qua è un attimo morire, eh. Ma scusa un secondo. Ma mi lancia le palle di pelo, ma sei scemo. Ma il gatto mi lancia le palle di pelo addosso, me le vomita addosso, tipo catapulta. Come una catapulta. Miau, miau, guarda che talo. Ma scusi, vabbè che è randagio, però lei si faccia... Aia, che male. Si faccia un controllino. Allora, dammi un secondo, Remy. Ma dai, ma perché esplode? Vabbè, l'importante è che siamo arrivati. Poi il resto conta relativamente poco. Che in realtà poi noi eravamo già arrivati dove dovevamo, molto probabilmente. Lì dove c'era il... E vedi? Scusami, vabbè, guarda, non mi interessa neanche. Noi eravamo probabilmente arrivati dove dovevamo arrivare. Solo che giustamente la mia curiosità e la mia voglia di rifarmi i percorsi, certo, mi ha riportato molto indietro. Mi sono vaporizzato il naso. Ecco qua. Aspettiamo questo. Che sincero, se non era per la palla, io non ho idea di come arrivavo in questo pezzo. Sincero, giuro. Ci mancano due amuleti comunque. Un amuleto per arrivare a 50 amuleti. Sai cos'è? È che nonostante tutto, sta cosa qua del salto, i cosi qua blu sono piccolissimi. Faccio fatica io a vederli, ti giuro. Ecco qua. Minigioco sbloccato. Ora, io posso arrivare qui sulla macchina. E il grosso del percorso in realtà è proseguire verso di là. Proprio un bel pezzo di formaggio. Certo. Solo perché sei topo. Che in realtà poi ho scoperto negli anni che in realtà i topi non gli piace neanche il formaggio. È una mezza leggenda sta cosa del formaggio. In realtà i topi, non ti dico che gli fa schifo, però non è neanche... Cosa ho fatto? Ah! Non è neanche il loro cibo preferito. O meglio, credo che in realtà non gli piaccia proprio. Credo che per loro sia... Se non ricordo male, il formaggio è molto dolce per i loro gusti e quindi non gli piace proprio. Ma ce la faccio? Ah sì, perché è blu. Allora, aspettiamo un attimo. Io intanto sto continuando a girare, calma. Sto continuando a girare nonostante probabilmente non serva neanche più girare. Però tanto vale. Scusami, siamo qui, calma. Calmo. Oh, Dio mio. Questi cosi che si muovono finché sei fermo, sai. Ma c'è il cane dell'altra volta. Finché sei fermo, sai. Sei lì. Ah, è il cavo dell'elettricità, ti giuro che non capivo. Mi butterei sulla macchina io. Pazzo di un topo. Vabbè, l'importante è che non abbiamo preso danno, dai. Almeno quello. Calmi tutti, perché tanto in realtà io ho già capito che potrei andarmene di là. L'abbiamo capito tutti. Il problema è che andare di là probabilmente mi fa perdere un sacco di amuleti. Quello che cos'è? Un minigioco.
Allora, se io scendo qua, dite che muoio? Non sono morto, ma una bella facciata me la son presa tutta. Eccoci qua. Allora, via le olive. Non so perché mi urtano. Ci prendiamo anche questa moneta. Ora, la mia domanda è: il cane mi ammazza subito secondo voi? O possiamo arrivare alla palla e scappare? Io dico che il cane ci ammazza. Però magari no. Ah. Ecco il mio ristorante. Sì, e sono qui per vederlo. Questo è un pezzo di storia, molto probabilmente. Questo quella è un indicatore, attenti al cane. Questa missione attualmente è bloccata, complete le altre missioni per sbloccarla. Un carico che ti aiuterà a sbloccare e ti assisterà nei tuoi compiti. Proviamo a scappare. Ah, ma non mi segue neanche. Io già mi pensavo chissà quali fughe dovevo fare dal gatto. Il massimo che fa è sputarmi le palle di pelo. Il punto è, mi chiedo quanto di tutto il percorso che stiamo facendo, perché adesso sono ritornato qua sopra anche per andare a prendere quell'amuleto lì, ma mi chiedo effettivamente quanto gli amuleti ci servano. Se non per i minigiochi, in teoria non ci servono per la storia, giusto? Cioè, tu puoi avanzare con la storia anche senza. Madonna mia, sai che ho pensato di essere morto? Ecco, esatto. Cioè, adesso dipende. Ci riuscirò. Dicevamo, adesso dipende tutto da come è strutturata la questione delle missioni di base. Ma quello è Notre Dame? Intanto il gatto vomita. Scatto temerario. Allora, non mi va di perdere, tra virgolette, tempo nei minigiochi, perché vorrei avanzare più con la storia. Però, appunto, non vorrei anche che siano obbligatori per avanzare nella storia. Perché fosse così, sarebbe un po' una cavolata. Anche perché di minigiochi ce ne sono un bel po' sparsi, Tipo, qua ce n'è un altro. Quel nido sul tetto. Ah, il nido è probabilmente quello là dei piccioni che abbiamo visto prima. Lì c'è un'altra prova a tempo, è sincero. Non mi va neanche di perderci tempo. Prendiamo quest'altro amuleto ed entriamo nella nostra prima missione. Se vai a passo di lumaca potresti trovarti su una superficie appiccicosa. Se vai invece velocissimo vuol dire che sei su una superficie vischiosa. La zuppa ha un sapore terribile, usa le spezie per renderla mangiabile. Fa cadere mai il formaggio che si trova sullo scaffale più alto del secchiello sottostante. Completi i tuoi compiti senza farti vedere dagli chef. Direi che questo è il buco nascondiglio. Se Remy viene visto da un umano deve correre qui per salvarsi. Vabbè, io intanto vado a cercare il formaggio a questo punto. Non ho idea di dove si trovi. Dove cavolo devo andare io? Ecco qua, proviamo a salire. Il punto è che non riesco a trovare. Non ce la farò mai. Donna mia, un po' più vicino, no? Non riesco a capire dov'è che devo andare. Skinner mi ucciderà. Allora, il formaggio è là sopra. Il percorso non è da. Non ce la farò mai. No, 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 ma guardami, Il percorso è da quella. Sì, non ma come c'è a far bollire l'acqua? Come ci arrivo là sopra io? Deve fare quel che deve fare. Ah, il tubo è blu qua. E chi cacchio l'ha visto? Scusami. Allora, facciamo così. Non ce la farò mai. Aspettiamo un attimo. Trrr. Skinner mi ucciderà. Un cronometro. Chi l'ha impostato? Chi l'ha impostato? Chi vuoi che l'abbia impostato? Io. Se fai scattare il cronometro uovo per distrarre i linguini, avrai il tempo di aggiungere gli ingredienti giusti. Ecco fatto. Il formaggio. Non abbiamo ce aggiunto la farò mai. Ah, no. Dove cavolo è il formaggio? La zuppa ha un sapore terribile. Usa le spezie per renderla mangiabile. Ma scusami, ma mi hai detto di usare il formaggio prima. E dove devo portarle le spezie? Tu mi dici porta le spezie. Le spezie dove? Ah, là. Scusami, prima non era illuminato. Sto gioco va tutto a caso. Santo Dio. Prendiamo le spezie. Un cronometro. Le portiamo tutte da questa parte.
Dai, prendila. Presto, trovati un nascondiglio. Ecco, qui e ci nascondiamo. Vabbè. Con calma, ora. Skinner mi ucciderà. Prendiamo tutte le spezie, visto che lui è girato dall'altra parte. E le portiamo tutte qua. Una è là in fondo addirittura. Sai come sistemare quella zuppa? Che cosa? Gusto, santo Dio. Prendiamo questa boccetta di non si sa che cosa, se la telecamera mi aggiustasse la visuale. Non ce la farò mai. Lo so, il problema è che io non vedo dove sei, linguini. Non riesco neanche a far bollire la. Vai dall'altra parte, su su su. Questa carota infinita, toglila, santo Dio. Ecco, bravo. Ora, aspettiamo. Non ce la farò mai. Aspettiamo che si levi anche da lì. Ecco fatto, bravo linguini, portiamo questo qui. Perfetto. E prendiamo anche l'ultima spezia. Non riesco neanche a far bollire l'acqua. Con calma. Vediamo, perfetto. Fai scattare il cronometro uovo per distrarre l'inguine. Ecco fatto. Di aggiungere gli ingredienti. Sì, 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 tutto quello che vuoi, Gusto. Abbiamo tutti gli ingredienti. Ora, compito 3, completi i tuoi compiti senza farti vedere dallo chef. Gusto, trovati un nascondiglio. Ma scusami, come ha fatto a vedermi che fino ad ora non mi ha visto lì? No, cosa fai? Topo del culo. Sono salvo. Sono salvo all'ultimo secondo. Mi ucciderà. Santo cielo. Ecco qua, perfetto. Ora andiamo anche da questa parte. Perfetto. E gli buttiamo il brodo, che in realtà è crema. Non è proprio brodo. Ottimo lavoro, assistenza per la zuppa completata. Totale 8. Minchia. Quanti sono gli amuleti? La città delle luci raccolta 61 su 100. Al missione della città delle luci completate 1 su 5. Livello minigiochi 0 su 9.